Dottor Varotto, intanto le chiedo, la montagna friulana, un po' come tutto l'arco alpino italiano in realtà, soffre di alcuni mali endemici che sono l'invecchiamento della popolazione e anche, come dire, la fuga dalla montagna. Allora ha veramente senso parlare di luoghi della montagna? Qual è il senso dell'abitare e del vivere in montagna? In realtà, se noi andiamo a vedere i dati demografici degli ultimi 10 anni, vediamo una montagna che si sta anche ripopolando, ovviamente non dappertutto, non in maniera omogenea, però ci sono delle forme di ritorno che più che dal punto di vista quantitativo interessano dal punto di vista qualitativo, perché esplorano e propongono una nuova idea di montagna. Un'idea di montagna che ovviamente lascia in disparte quella montagna del Novecento che appunto ha subito, diciamo così, le pressioni delle trasformazioni industriali e chiaramente provenienti dall'esterno, quindi dalla pianura. E invece si ripropone con una maggiore capacità anche innovativa e al tempo stesso anche con delle proposte più aderenti a quello che è il valore, il patrimonio locale appunto legato all'ambiente alpino. Ci sono degli esempi positivi, soprattutto per quanto riguarda la montagna friulana, che lei magari ha studiato o riporta? Dunque, per quanto riguarda la montagna friulana ce ne sono alcuni certamente, ma chiaramente tutto ciò che ha a che fare con l'integrazione tra più attività, quindi la polifunzionalità legata alla montagna, può essere legato al turismo diffuso, all'albergo diffuso, ci possono essere delle situazioni di ritorno alla montagna invece più legate al settore primario, ma in maniera molto innovativa. Ci sono dei casi forse anche un po' estremi, ad esempio come quello di Davis Bonanni, Pecora Nera, che però fanno capire che c'è una nuova sensibilità, una nuova attenzione a quella che era la montagna dimenticata sostanzialmente. Da qui a 15 anni invece come lo vede il futuro della montagna in generale? Io credo si debba investire proprio in questo connubio tra tradizione e innovazione, cioè si debba puntare molto sull'innovazione anche tecnologica, ma agganciata a dei saperi tradizionali. Dottor Deutsch, lei viene, come storia personale, viene da uno dei territori dell'Austria più difficili, più poveri insomma, ed è riuscito a trovare una forma di riscatto grazie proprio all'energia rinnovabile. Ecco, questo rappresenta un modello anche per altri territori di montagna, magari anche per il nostro Friuli, per le terre alte del Friuli. Sì, certo, 20 anni fa Güssing è stata una delle regioni più povere in Austria. Abbiamo scelto poi la strada delle energie rinnovabili puntando sull'approvvigionamento energetico locale e scegliendo per ogni comune la fonte energetica più idonea praticamente. Il modello come si costituisce? Praticamente abbiamo guardato ogni singolo paese, guardando come producevano l'energia e vedendo come poter risparmiare delle risorse energetiche. E poi abbiamo scelto le risorse più idonee praticamente, coinvolgendo anche la popolazione locale. E questa strada è stata la strada vincente. È un modello che è già stato utilizzato? Sì, abbiamo iniziato a Güssing, adesso ci sono altre 6 regioni modello e cerchiamo ovviamente di duplicare, di moltiplicare questo modello. Per le terre alte, quindi per la montagna, da qui a 15-20 anni, lei come lo vede il futuro? Bisognerà veramente andare verso l'energia rinnovabile? Diciamo che è un argomento molto difficile, piuttosto delicato. Bisogna pensare sempre in modo sostenibile, quindi bisogna vedere ogni regione, perché ogni regione è diversa dalle altre. La regione di Güssing è unica, diciamo, nel suo genere, però sicuramente per ogni regione c'è un'opportunità sulla strada delle energie rinnovabili. Allora, dottor Di Gioia, oggi al Future Forum si parla di energia rinnovabile, si parla di futuro della montagna. Qual è intanto l'apporto che lei darà a questo dibattito? Allora, noi presentiamo uno studio realizzato come associazione di Slivelli a Torino, condotto sui nuovi abitanti. Ieri abbiamo parlato di nuovi abitanti come tipologie umane, quindi come le persone si caratterizzano per scegliere determinati stili di vita o determinate forme di occupazione in montagna. Io presenterò più gli aspetti territoriali che creano l'attrazione verso questi nuovi abitanti. Senta, da qui a 15-20 anni voglio capire anche una sua previsione, quale sarà il destino della montagna? Allora, più che il destino, penso che ci saranno più destini, in buona parte decisi da come i singoli territori decideranno di sviluppare le proprie politiche e come hanno che avranno la fortuna di potersi rapportare sia agli abitanti già presenti sia a quelli non ancora presenti.
Viceversa ci saranno anche alcune dinamiche evolutive che non dipendono esclusivamente dai caratteri della montagna, ma da caratteri sistemici più ampi. Ad esempio le caratteristiche ambientali è uno di questi parametri. Lei ha parlato di attrattività, insomma, no? Lei parlerà di quanto queste zone dovranno essere attrattive. Allora che cosa può fare la montagna per non lasciare scappare per esempio la sua gente o per non vedere un invecchiamento o dei tassi alti insomma, di invecchiamento visto che i giovani vanno verso il fondovalle? Dunque io direi in primo luogo valorizzare le proprie risorse. Che non vuol dire soltanto credere, non so, nel folklore, ma anche saperle utilizzare attivamente verso l'innovazione. La seconda cosa è non chiudersi soltanto all'interno di piccoli interessi, ma considerare l'importanza delle reti che permettono anche di apprendere dall'esterno come poter usare le risorse magari storiche.